Per settimana sport siamo con mister Bastianelli, allenatore del Don Bosco, a cui chiedo un commento sulla partita odierna, sconfitta contro la capolista Goto per 1-0. È finita da poco la gara, quindi devo stare molto attento a fare questo tipo di interviste, ma ormai sono un ometto, sono grande, ho imparato a contare, tra l'altro conto tantissimo, posso arrivare all'infinito. E posso dire in maniera molto tranquilla che i miei ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, hanno lasciato poco campo alle spalle a una squadra come il Golfo, che sappiamo bene che tra le linee alle spalle ti fa male. Posso dire che comunque potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, questo sì, ma mi sono piaciuti molto. E continuando un pochettino a contare mentalmente, voi non ve ne accorgete, vi posso dire che purtroppo la gara è stata decisa da un episodio divertente, nel senso il rigore era assurdo, però ci sta, è il calcio, poteva succedere anche a noi. Tra l'altro le campane non a caso arrivano in questo momento, perché come vedete sono molto angelico nel dirvi che il rigore purtroppo ha deciso la gara. Mi dispiace. Dopo il gol potevamo sfruttare meglio qualche occasione per arrivare al pareggio, ma non ho nulla da incolpare ai miei ragazzi. Usciamo dal campo del Golfo consapevoli. La condizione sta crescendo, stiamo recuperando qualche uomo, adesso andiamo a Bogliasco mercoledì a fare la nostra partita. Comunque è contento della prestazione dei suoi ragazzi? Sì, sono molto contento della prestazione, poi si poteva ovviamente fare meglio in certe situazioni, altrimenti non finiva 0-0 la gara, perché per me è finita 0-0 perché non abbiamo fatto gol e non l'abbiamo preso. Quindi per vincere gare del genere devi essere un pochettino più lucido negli ultimi 16, 20, 22 metri. Grazie mille.